Assistiamo ora a una breve esibizione degli artisti del circo Aqua. E come è stato annunciato, adesso c'è l'esibizione di alcuni artisti del circo Aqua in questi giorni a Roma. Ecco alcuni personaggi accompagnati da questa musica, una piccola rappresentazione che si esibisce con danze ed esercizi acrobatici. E il Papa sembra gradire questo spettacolo. Sono numerosi i circhi e gli artisti che nel corso dei decenni sono stati presenti qui in Vaticano, che hanno stretto la mano a diversi papi. Basti pensare, cari amici, al rapporto di familiarità che legava Giovanni Paolo II ai circensi. E andando indietro nel 2010, una tappa importante era stato l'ottavo congresso promosso dal Pontificio Consiglio dei Migranti dal titolo Circhi e Luna Park, cattedrali di fede e tradizione, segni di speranza in un mondo globalizzato. E in quell'occasione il cardinale Ravasi aveva tenuto una lezione magistrale sull'arte della pista e sulle sue influenze sulla cultura di rara profondità e di grande spessore. Nei mesi scorsi numerosi sono stati i circhi, rappresentanti dei circhi presenti qui nella capitale, e si sono recati in udienza all'udienza del mercoledì di Papa Francesco. Anch'esso in diverse occasioni a contatto con famiglie e artisti del circo, ecco, si è presentato visibilmente divertito, come in questo momento, divertito ogni volta che ha potuto assistere per qualche minuto all'esibizione di giocolieri e acrobati. Diamo spazio allora alla musica, per noi che siamo alla radio, mentre in aula si esibiscono, come dicevo, questi acrobati, questi rappresentanti del circo Aqua con danze e esercizi acrobatici. E prosegue l'esibizione degli artisti, gli acrobati. Anche il Papa partecipa, gli è stato dato in mano una clavetta che lui ha lanciato. Anche lui ha partecipato a questa esibizione